Buongiorno, bentornati sul mio canale YouTube, Tuffamissime quest'oggi con Robin Hood, Sherwood Builder, e siamo qui ovviamente nella nostra umile dimora, nel nostro accampamento, per continuare questa avventura. Penso che ormai saremo quasi alla fine, quasi al termine. Abbiamo raggiunto la percentuale minima in tutte quattro regioni, anzi in alcune c'è già la massima, quindi dammi un'occhiatina a quello che abbiamo in questo momento nel nostro inventario prima di partire per l'avventura, per la fase, diciamo, finale. Allora, abbiamo sistemato l'armatura, ragazzi, bella tosta, vedete, eccola qua. Abbiamo la parte superiore che al massimo ci dà un 127 di salute massima in più, una resistenza di stato in più del 15%, una tolleranza alla fame in più del 7,5%. Poi ci aggiunge ovviamente altri 65% di salute massima con i pantaloni, un 9% di resistenza, eccetera, eccetera. Anche tutto il resto è abbastanza migliorato. Che cosa fa questa armatura? C'ha un bonus. Il set completo ci dà la vitalità di livello 2. Rigenerazione della salute al di fuori del combattimento 6 secondi. Vuol dire che rapidamente, se non combattiamo, siamo, non so, stiamo camminando, siamo fermi, ci stiamo mangiando un panino, la nostra vita, se è stata abbassata per causa appunto di combattimenti eccetera, risale pian piano, quindi è una buonissima cosa. Abbiamo la spada, ragazzi, la spada che è super maxata al massimo della sua potenza, mi fa 94 di danno minimo, 97,5 del massimo. Bloccaggio 100%, stabilità del blocco 100%, penetrazione armatura 75%, peso 5 kg, durabilità 330, dura abbastanza. Poi abbiamo il piccone, l'ascia, tutto il resto, e abbiamo fatto anche l'arco di Losley, il suo arco, l'arco di Robin Hood, ragazzi, è proprio l'arco suo, originale, che fa un danno da 57,5 a 68,5. Ovviamente l'abbiamo portato a 5 tacche. Possiamo portarlo a 10, ci vuole ancora qualche lavoretto per portarlo un pochino più su. Adesso è a 5 tacche, è già buonissimo. Ha una gittata di 500 metri, di 6.500, 6.000, cacchio, dove cacchio arriva sta qua? O 6 metri e mezzo? Oppure 6 metri e mezzo? 6 metri e mezzo, dai, non può essere più lungo di 6 metri e mezzo. Durabilità è 49, 450. Abbiamo con noi le varie pozioni, idromele che ci dà una salute immediata del 25%, abbiamo la birra che ci dà una salute del 22%, abbiamo da mangiare cinghiale arrosto, un bel pochino, con noi 17%, abbiamo anche del formaggio, 3 di formaggio, e abbiamo la nostra acqua per dissetarci in caso di bisogno. Siamo pronti per andare avanti. Con noi abbiamo ovviamente una spada di scorta, la spada di ferro, bella tosta anche lei, ma non come quella che abbiamo in questo momento. Varie bevande sulla salute, vari utensili per la riparazione di quello che abbiamo, per riparare spade, per riparare asce e tutto quanto, un bel po' di cibo, perché ragazzi il cibo fa sempre bene. Abbiamo anche qua dei beni rubati da riportare alla Midlands, se li portiamo ci dà sicuramente un premiusso. Abbiamo delle frecce di scorta, punto d'acciaio, perché già ne abbiamo 200 qua sopra, abbiamo altre di scorta 146. E basta, altri cosciotti, altre cose, siamo pronti, ragazzi, per andare avanti con la missione. Direi che qua dentro abbiamo qualcosa di importante da prendere, vediamo, no. Abbiamo altri utensili di riparazione, che farlo sempre comodo. Abbiamo un'armatura di scorta, altre medicine, tutto quanto fa spettacolo. Va bene, ragazzi, a questo punto usciamo da qua. Il nostro campamento è quasi al massimo della sua potenza fisica, abbiamo tutto a livello 3. Quasi tutto, ragazzi, vi faccio vedere brevemente per chi ancora è nuovo del gioco, ancora non ha visto come funziona. Beh, questo è il banco dove gestiamo tutto il villaggio, eh. Abbiamo, ragazzi, il nostro fabbro livello 3, che è il massimo, possiamo fare tutte le armature possibili e immaginarie. Abbiamo l'alchimia a livello 3, il massimo. La fucina a livello 3 è al massimo. Il campo addestramento livello 2, possiamo aumentarlo a livello 3, ci vuole ovviamente qualcosina ancora, ci vuole, vabbè, cos'è questo? Ci vuole un lingotto, 3 lingotti d'acciaio di Damasco, li possiamo fare, ma al momento non ci interessa il campo addestramento, va bene così. Abbiamo la tessitoria a livello 3, ragazzi, possiamo fare tutto quello che vogliamo, abbiamo l'armatura migliore fatta appositamente lì. Che c'è qua? Caporale Cacciatore a livello 3, qua ragazzi, anche qua, ottimo, ottimo il caporale cacciatore, vediamo che ci fa entrare. No, questa è la cucina, ho sbagliato io, il capanno è questo. È già al massimo. La cucina invece, ragazzi, è a livello
a livello 1 si può aumentare tranquillamente. Cosa serve? Serve un po' di robina, serve dei lavoratori disponibili, non ne abbiamo, lasciamo perdere. E per finire abbiamo a livello 3 il campo di tiro, che qua ragazzi ci fa, ti insegna a costruire gli archi, le frecce e tutte queste cose qua. Diciamo che siamo abbastanza messi tranquillamente bene. Allora facciamo così, e qua c'è il nostro amico, dopo andiamo con te a fare qualcosa, sicuramente lui può fare delle missioni. C'è uno particolare con lui che non riusciamo mai a fare, perché abbiamo provato diverse volte ma ci stanno in continuazione. E a questo punto facciamo così, andiamo a vedere un attimino le nostre abilità, se abbiamo qualcosa da migliorare nelle nostre abilità, perché ne abbiamo tantissime, abbiamo ancora dei punti, dice no, non vedo bene quanti siano, là in alto, a destra. Comunque possiamo migliorare qualcosa per essere più silenziosi, vediamo, danno critico non mi interessa, come rigenerazione dell'energia, conservazione dell'energia, questo non è mica male, costa 3 però ci tira su l'energia, questo ci coppo di fortuna, bla bla bla, rigenerazione dell'energia, questo cos'è? Baratto non ci interessa l'energia, che ci potrebbe fare comodo, vediamo, pugnalatore 2, dare tentativo di esecuzione. Sempre lo effetto dell'oggetto, sempre lo stesso, pugnalatore, qui cosa abbiamo? Sete di sangue, aumenta il livello massimo di nemici che possono essere eliminati con la furtività. E la furtività, ragazzi, è interessantissimo, aumenta i danni inflitti durante i tentativi di furtività con duale. Questo idem, danni d'esecuzione. Non saprei ragazzi cosa aumentare, me ne dovrei studiare un po', riduzione dei danni, mi dovrei studiare tutte queste cose, aumenta i danni inflitti durante i tentativi di furtività, per questo ragazzi è costo 1, pugnalatore lo mettiamo perché serve, poi pugnalatore sono interessanti, potrebbero essere utili, questo è pugnalatore, aumenta i danni inflitti durante i tentativi di furtività, aumentiamo anche questo. Questo costo 1 ha un pugnalatore livello 1 anche lui. È già a livello pugnalatore a livello 1. Possiamo togliere questo probabilmente e fare direttamente il pugnalatore livello 1. Dopodiché abbiamo pugnalatore livello 2, che è questo. E possiamo andare a fare il pugnalatore a livello 3, che probabilmente lo avremo qui da qualche parte. No, forse il massimo è il 2, il 2 che è questo, costo 2, aumenti i danni di esecuzione, più 30% ancora, e farei così, e applichiamo il tutto, abbiamo i danni anche in questo campo, ci rimangono 9, li teniamo ragazzi di abilità, perché potrebbero servire più avanti. Allora, le missioncine ragazzi, andiamo a vedere subito dove siamo, Allora, qui a Peak District abbiamo già fatto 79%, quindi diciamo che abbiamo avvia il campo di tiro con l'arco, al momento non ci interessa, possiamo anche andare a provare se volete, ci dà un torneo di tiro con l'arco, sembra una sfida a cui non posso resistere, cosa potrà accadere male se mi presento, non lo so. Qua ragazzi per niente da fare, nessuna missione, Foresta di Sherwood nessuna missione, e qua invece abbiamo diverse cose, incontro agli alleati di Nottingham, devo ancora andare a incontrare gli alleati di Nottingham e adesso ragazzi andiamo a trovarli, seguiamo la missione, andiamo a trovare gli alleati a Nottingham, raggiungi il nascondiglio di Robert De Ferrers, andiamo a trovare Robert De Ferrers, andiamo il punto più vicino. La map è qua giù in basso, praticamente Robert De Ferrers è in questo luogo qua. Noi qua abbiamo, lui è qua. Qua noi abbiamo qualcosa, sì, abbiamo un arrivo veloce qua, quindi lo selezioniamo così e andiamo direttamente qua. E andiamo a trovare il nostro terzo alleato, terzo e ultimo. Dopodiché possiamo andare a sconfiggere lo sceriffo di Nottingham, il re cattivo, i cattivi, i briganti, i commercianti disonesti. Tutto quello che vogliamo. Allora eccoci qua ragazzi, vediamo un po', siamo arrivati a 16.285, diciamo che abbiamo un buon margine ancora per poter aumentare la nostra taglia, andiamo avanti tranquillamente, però ragazzi io qua potevo mangiare bene, non l'ho fatto, eventualmente possiamo anche mangiare qua e bere anche, perché abbiamo sicuramente una pompetta dell'acqua, cioè volevo dire una
Abbiamo sicuramente dove c'è dell'acqua, siamo una corsa per far prima perché sennò qua non arriviamo più. Dovremmo avere qualche parte qui l'acqua, in realtà eccola là. C'è un posto da qualche parte, così evitiamo dov'è, il posto è là. Così ragazzi facciamo una cosa del genere. Io mangio un cosciotto che fa bene, ci porta quasi al massimo sicuramente, bevo. Riempio la mia bottiglia, così ce l'ho già pronta eventualmente per dopo. Ne ho 7, ragazzi, ma evitiamo di consumare bottiglie. E adesso andiamo avanti, andiamo a cercare il nostro amico The Ferrers, per di qua probabilmente. Vediamo, devo andare. Ah, sì, devo andare avanti di qua, poi devo girare. Ah, posso andare fino in fondo, però qua è chiuso, mi sa che si è chiuso, di qua si passa. Ok. Probabilmente è qua da qualche parte. Direi che potrebbe essere qua in giro, se non sbaglio, probabilmente era dall'altra parte, vediamo. Dove, forse entrando da qua ci arriviamo meglio, Vediamo. Donnine, no, qui non c'è assolutamente. Dove siamo? Dentro un cortile? Forse per di qua ci si arriva? Salve, buon uomo, buona donna, avete vicino la porta? Qua c'è un cimitero, dove cavolo? Qui vengono delle guardie da un fondo, attenzione, qui cosa c'è? Dove cacchio siamo finiti, raga? Direi attorno, forse arriviamo. Ah, ecco, ok, deve essere qua. È qua dentro, ma non so come entrarci. Forse sotto? Andiamo giù, magari è qua sotto. No, ci stiamo allontanando, stiamo andando verso. No, guardie atipiche, forse per di qua. Ragazzi. Datevi tempo di trovarlo perché sinceramente non so dove cacchio sia The Feathers. Allora, noi siamo qua, Non ci fa passare da nessuna parte, però sembrerebbe che lui sia qua dentro. Effettivamente è qua dentro e non è né in alto né in basso, quindi dovrebbe essere qua. Quindi probabilmente ci sarà una porticina per poter entrare da qualche parte. Direte voi, sì, c'è la porta qua, ma non mi fa entrare. Vediamo. Non ci fa mica entrare. Chi è quello? Ragazzi, questo è bello cattivo, eh. Via. Madonna, brutto bastardo, eh. Mi sa che questi qua sono cattivi, eh. Via. Ok, questo è morto di brutto, eh. Mano alla spada. Erano in due.
prendiamo tutto quello che c'è qua, Cosa abbiamo preso, ragazzi? Una carta quello che abbiamo preso, perché magari sono cose che servono, no, niente di che. Allora, vabbè, qua si può addirittura salire così e poi saltare su di qua, ma non è che ci serve, però qui c'è la porta, ragazzi, ma non mi fa entrare, vediamo. Ah no, si può aprire la porta? Ah, ok. Ah, ok, siamo arrivati dove c'è le ferre. Ah, bisogna fare il giro per di qua, ragazzi. Potrei evitare di uccidere. Perché due? Allora, questo chi è? Padre frate incappucciato. Parla con frate Lawrence. Perché? Parliamo con frate incappucciato. Parliamo con padre Lawrence. Salve. Per l'amor del cielo, hai forse visto una carovana dirigersi da queste parti? Purtroppo no, c'è qualcosa che non va? Chiaramente, perché questa deve essere una punizione di qualche tipo. Con calma, frate, perché dovresti essere punito? Un trasporto di merci per la nostra chiesa è in ritardo. Sospetti che ci siano problemi? So che ci sono problemi. Mi preoccupo per la sicurezza del nostro fratello. Nel trasporto c'erano candele e si sa che sono un bersaglio prezioso per i fuorilegge. Sarebbe sciocco chinarsi sui tomi senza lume di candela, ma non stai esagerando? È grazie a loro che possiamo misurare il tempo da preghiera a preghiera. Effettivamente, senza di loro non solo noi saremo in grado di scandire il tempo, ma anche la gente del posto che si affida alle nostre misurazioni. Capisco, purtroppo non so cosa sia successo al vostro trasporto, frate. Sono frate Lawrence, non è che per caso sai come rintracciare sconosciuto? Certo che sì, vuoi che ti aiuto a localizzare il mezzo di trasporto smarrito? Il Dio sia lodato, sì, abbiamo bisogno proprio di questo. La carovana avrebbe dovuto seguire un percorso lungo la strada principale. Ti faccio vedere dove. Se è successo qualcosa, deve essere stato su quella strada. Farò ciò che posso. Per favore, trova il trasporto smarrito, scopri cosa è successo ai fratelli che se ne occupavano, ritrova le candele. Farò ciò che posso. Che cazzo, luce? Ok. Questo invece è un altro fratello, però io volevo parlare. Dove cavolo è? Quindi a questo punto, ragazzi, dove sono? Vediamo dove potrebbe essere il trasporto. Forse è lontano. Mi sa che il trasporto bisogna fare così, selezionare il trasporto. Un colpo al cerchio, un colpo alla botte. Selezioniamo la missione. Vediamo adesso se ce la fa vedere. Dov'è la missione, ragazzi? Dove cavolo è finito questo? Ah, eccolo qua. Quindi il posto più vicino. Ragazzi, mica tanto. Il posto più vicino è questo qua. Andiamo qua. L'unico è qua. Dai, andiamo a cercare un posto a cosa, facciamo questo favore ai frati. Io cercavo Ser De Ferrer, ma non l'ho trovato, non so dove cacchio sia finito costui. Va bene, ragazzi, noi abbiamo un punto di richiamo qua. Dobbiamo andare verso la strada. Che schifo di strada. Madonna, che stradina bruttissima. Oh, dobbiamo scendere giù per di qua. Yes. Siamo in mezzo al verde più allucinante, non vedo ancora nessuno, ragazzi. Vediamo, ci stiamo avvicinando abbastanza, eh. No, siamo abbastanza lontani, eh. Siamo così in mezzo al verde, così non ci vedono. Cos'è questo? Ok, ci siamo qua. Anche questo fumo che c'è qua, ragazzi. Direi che ci siamo quasi, eh. Mi sa che qua il trasporto ha fatto una brutta botta. Sì, abbiamo fatto un bel. Ah, Madonna, sono anche morti abbastanza. Li hanno fatti fuori tutti, ragazzi. Porca cazza miseria.
E a questo punto dobbiamo cercare un po' di tracce, sangue. E ragazzi, qua la vedo mica tanto bene. Facciamo così e vediamo le tracce. Tracce, dove cavolo vanno le tracce? Le tracce barili. Hanno fatto fuori il cavallo, ma scherziamo. Non so le tracce se sono queste, non riesco a capire. No, non credo che siano qua. Dove sono le tracce? Non riesco. Non vedo un tubo di tracce, sì che siamo a livello massimo con le tracce, dovrei vederle. Fammi un po' vedere, probabilmente c'è qualcosa che devo vedere qua, eh. Ah, ok. Qua c'è qualcosa, da che parte vanno? Ok. Qua c'è qualcosa, un pezzo di questo qua, però dovrei capire da che parte va adesso questo, eh. Quando è al massimo, ok. Quindi l'altro è qua, eh. L'altro è questo. Dobbiamo seguire queste tracce qua e facciamo così, eh. Ok. Di qua probabilmente, non lo so, perché l'ultimo è questo, eh? Dov'era? Sì, di qua, di qua. Ok, là c'è qualcosa, eh? Vediamo di aspettare che si alzi bene la possibilità di vederli. Dove siamo? Eccoli qua. Eccoli qua. Qua c'è un po' di roba, però non. Ok. Credo di qua a questo punto, eh. Che qui è un animale che saltella. Vediamo di qua, perfetto. Di qua. Di qua. Dove sono? Di qua? L'ultimo è di qua, quindi. Sembrerebbe che siano in queste zone, ma non vedo nulla, eh. Ah, di qua? Ma pensa a te! Qui ce n'è un altro. Qui ce n'è un altro. Ok, di qua, grande. Ah, ok, trovati. Ok, trovati qualcuno, là. Vediamo se quello potrebbe essere un nemico. Mettiamoci qua dietro, eh.
Ok. Dove sono gli altri? Chi è? Ah, ok. Ok, prendiamo tutto questo qua. C'è uno che mi spara alle spalle. Dove è andato? Eccolo là. Io berrei una di queste con calma. Eccolo là. Ok, e questo se n'è andato anche lui, eh. Mi sa che qua adesso possiamo prendere tutto, però cerchiamo... Ah, ok, prendiamoci quello che abbiamo perso. Qua, perfetto. Allora, qui c'è qualcosa da andare a prendere intanto, eh. Sicuramente qua abbiamo... Cosa abbiamo? L'ale che noi avevamo... L'ale? No, la birra. Quindi prendiamo l'ale. Poi... non so qua c'è da prendere qua tanta roba, vediamo. Qui non c'è mica altro da prendere, a parte che no, dovrebbero essere qua tutti i beni, eh? Dovrebbero essere qua, c'è anche vicino un cartello, perfetto. Allora prendiamo tutti i beni che sono qua, eh? Là ce ne sono un po', perfetto. Però volevo vedere se c'è qualcosa da andare a raccattare in giro, perché qua ci potrebbe essere... In realtà non c'è niente, ragazzi. È un posto che fa proprio schifo ai polli, nel senso che abbiamo pochissima roba. Abbiamo questi da prendere, molto bene. Chiuso chiave. E la chiave? Chi cazzo c'ha la chiave? Ah, ok. Ok, trovate anche la chiave a questo punto, eh. E abbiamo anche un oggetto per migliorare qualcosa sicuramente. Allora, abbiamo preso tutto, eh. C'è qualcun altro qua giù da fare fuori, da fare secco. Ah, c'è, oh, però c'è la robetta, eh. Qua intanto possiamo prendere... Cos'è? Possiamo prendere qualcosa qua, ragazzi, che abbiamo. Ah, buono. Cos'è? Idromele, credo possiamo metterlo tranquillamente qua. Esatto, il pane no. Va bene, poi cosa abbiamo qua da prendere? Nient'altro qui. Che c'è qua? No, non possiamo prendere nulla. Ah, qua c'è un bidoncino, saltiamo di qua. Vediamo. Vabbè, pozioni varie, prendiamo tutto. Todos. Ok, ragazzi, abbiamo trovato la chiave per aprire lo scrigno malefico e trovare tutto il resto che volevamo prendere. Vai su di qua.
Adesso a questo punto abbiamo perché sono due quelle cose da fare. Allora, vediamo, uno ci indica qua. Andiamo subito a prenderlo, ragazzi. Andiamo a prendere, anche se l'avventura qua è un po' lunghetta, ma qui abbiamo già preso tutto, no? Yes. Ci dice di andare. Adesso è uno solo. Ah, no, ce n'è uno di là. Ma non capisco, ragazzi, perché due? Va bene, allora sono qua. Ok, uno è quello. E l'altro? Ah, non lo so, torniamo giù allora. Apri con la chiave. Vediamo. Hai trovato un oggetto speciale, candele ritagliate. Va bene, perfetto. Prendiamo tutto. Vediamo nell'inventario se c'è qualcosa che ci può far comodo. Oggetti speciali. Ok, oggetto rubato. Candele, qui sono le candele. Sacco di roba rubata, ragazzi. Va bene, qua abbiamo trovato uno di questi qua che a livello 1 che ci può migliorare sicuramente. Possiamo migliorare qualcosa qua, ma possiamo anche migliorare il nostro arco, il che non sarebbe mica male. Quindi miglioriamo il nostro arco. Perfetto, lo portiamo a un livello di 59,8, qua di 60, massimo 71. E andiamo a cercare quell'altra, perché mi dice devo andare a. Cos'è questo affare? Prendiamo tutto qua, cervo. Oh, qui ci dice di prendere qualcosa, ma dove? No, ci indica. No, probabilmente ci indica di andare di tornare dalla nostra amica, eh? Sicuramente ci indica di tornare indietro. Facciamo così. Andiamo sopra nella mappa e vediamo cosa ci indica, perché effettivamente sì, effettivamente ci indica di tornare qua. Però qui, ragazzi, non abbiamo nessun punto d'appoggio. È bruttissima sta cosa. Ah, abbiamo l'omarino qua, ragazzi! Grande, l'intendente. Va bene, non c'è qui vicino, non c'è neanche niente qui vicino, proprio 0-0. Ci tocca andare ancora qua, ragazzi. È stranissimo che non ci sia niente qua. Ok, torniamo qua. E ci avviciniamo di soppiatto perché ci deve fare un sacco di strada, ragazzi. Io pensavo molto meno. Siamo già mezz'ora di video, ma volevo fare almeno una missione, provare a fare. E incontrare Ser Ferrer, ragazzi. Dove cacchio è Ser Ferrer? Andiamo subito là, dai. Andiamo subito là, tanto possiamo anche mangiare. Abbiamo un sacco di cibo da mangiare. Andiamo a riempirci a bere e riempiamo anche la bottiglia, mentre siamo qua, per evitare poi che rimanga di soppiatto una bottiglia vuota, che poi non ce ne facciamo nulla. Il posto è qua, perfetto. Allora, io direi di mangiare qualcosa. Abbiamo un sacco di roba da mangiare. Questa è carne da cuocere, questa è anguilla 5%, questo è pelle di cervo, cosciotto 10%, altra carne qua. Abbiamo della roba da mangiare parecchia, eh. Facciamo così, mangiamo questa, cosciotto da 10, poi ci mettiamo qualcos'altro che vale da 10, così mangiamo pure quello. Questo cos'è? Anguilla, mangiamoci anche l'anguilla. Fammi il 7 l'anguilla, ma non è un problema. Adesso ci mangiamo qualcos'altro adesso. Che cosa abbiamo qua? Parco, salmone. Ok, qui ne abbiamo solamente una da 25. Questa invece è da 80. No, mangiamoci questa da 25. Dopodiché beviamo. Riempiamo la nostra bottiglia. Perfetto, una volta riempita la bottiglia, ci mettiamo i nostri formaggini qua al solito posto. Perfetto, e adesso andiamo, mano alla spada, a cercare la nostra amica, il nostro amico, il frate, insomma, a dirgli che abbiamo preso le candele.
E devo fare un giro bestiale ancora qua, madonna, ma che cazzo di giro mi fanno fare qua? Di qua e poi di qua e poi andiamo di qua, saltiamo di qua, probabilmente dovrebbe essere di qua, andiamo anche giù perché no, è qua dietro il frate, il frate è qua, altra gente con le spade là, là sotto. Vabbè, andiamo dal frate. Sono qua, buon uomo. Fammi apri. Ok. Andiamo dal frate Lawrence. Questo, eh. Ciao Lawrence. I nostri fratelli sono sicuro? Sai cosa è successo? Trasporto, per favore, è urgente. No, veramente sono tutti morti. Purtroppo le persone che guidavano la carovana. Caputen, lo sapevo, lo sentivo, buon Dio, hanno sofferto? Che cazzo ne so? Cioè, i figli abbandonati li hanno attaccati, le persone e gli averi rimasti sono stati catturati dai predoni, mi dispiace. Pregherò per le loro anime defunte, lo faremo tutti, è tutto ciò che possiamo fare ora. Ho deciso che le preghiere non bastavano, così ho rintracciato i banditi. Mio Dio, li hai affrontati? Non solo, ho recuperato le vostre candele, eccole qui. Grazie infinite, sconosciuto, dimmi perché dobbiamo rivolgere le nostre preghiere. I tuoi fratelli caduti, se invece vuoi sapere il mio nome, è Robin Hood. Robin? Robin Hood, ma sei un fuorilegge, stai con i banditi. Lo pensi ancora? Curioso. No, hai ragione, questa cosa... Quanto mi ha dato? Porca miseria. Questa cosa non ha senso, probabilmente erano baggianate. Grazie Robin, prendi questo come ricompensa e fammi riflettere. Dammi bene, frate Lawrence. Ragazzi, stavo cercando quell'altro nostro amico. Vediamo un attimino che c'è qua. Parla con frate... Ma quanti frati ci sono qua? Allora ragazzi, andiamo prima di tutto a cercare che ho visto qua da qualche parte. Ci deve essere qui da qualche parte il nostro amico. Forse questo? Intendente? Grande, è lui. Salve, sei tu l'intendente qui? Sì, sono io. C'è qualche possibilità che tu abbia visto delle merci sospette in giro nelle Midlands? Potrebbero essere nostre, perché siamo stati derubati. Allora, ho degli oggetti per te. Aumento il livello. Grazie, sconosciuto. Possa diffondersi la voce di un grande salvatore. Stammi bene. Allora, vediamo un pochino come siamo messi con il livello di... abbiamo provato il livello a 57,5. Non è mica male, ragazzi. Però io stavo cercando sto tipo qua che non lo trovo. Incontro gli alleati di Nottingham. Dove cavolo è? Raggiungi il nascondiglio di Robert. E dove cazzo si è nascosto sto mentecatto, ragazzi? Tanto, ragazzi, mi raccomando, è in descrizione il link alla playlist se volete vedere qualche vecchio episodio. Siamo agli sgoccioli, quindi fra brevissimo, fra qualche giorno, inizieremo anche con Star Wars Outlaw, l'ultimo uscito in casa Lucasfilm. Dicono che sia un bel giocone, lo scopriremo insieme, ragazzi. Se vorrete, poi, se vi piace, ci faremo anche una serie sopra. Intanto, vi ricordo, in descrizione ci sono anche i link a Telegram, al mio canale, al mio gruppo. Se volete farci un salto, scrivere quello che volete, io sapete che non banno mai nessuno, non blocco niente, anche un commento qui sotto fa piacere, come anche un commento nella sezione community, dove appunto ogni tanto facciamo qualcosina. Se avete bisogno di consigli, aiuti su questo gioco, su altri giochi, se volete dare a me dei consigli voi, ben venga, sono qua anche per questo. Ragazzi, mi raccomando, un like e un'iscrizione, se non l'avete ancora fatti, fanno piacere, aiutano il canale. Adesso ragazzi, continuiamo a cercare questo essere che non riesco a capire dove cavolo sia. Sembrerebbe che sia qua da qualche parte, probabilmente sotto, bisogna scendere nelle segrete, forse si è nascosto. Andiamo di qua, vediamo che non sia sotto da qualche parte, probabilmente c'è un'entrata sotterranea, non so neanch'io dove. Qua dove si va? Qua si va su così, vabbè, va. Siamo sempre qua, qua sono le donzelle e... Sembra che sia qua, può darsi o è sopra, ma come si sale, ragazzi? Ragazzi, facciamo così.
Adesso io vi saluto qua. Devo trovare però magari, aspetta che troviamo un posto dove si può andare, che ci sia un cartello delle vicinanze, bacheca. Vediamo se c'è un cartello qua. Proviamo ad andare qua. Così poi siamo vicini e abbiamo un punto in cui possiamo anche andare a salvare. Dove, di qua dove si va? Allora prima. Vediamo di trovare un cartello, poi ragazzi io vi saluto lì, così almeno abbiamo un punto di appoggio. Di qua sì, diciamo che di qua posso andare dritto e là c'è la guardia, la siamo là. Qua cosa c'è? Dove si va di qua? Dove siamo finiti, raga? Ah, ma queste qui sono le prigioni? Oh, grande. Ale. Idromele lo mettiamo qua. Queste cosa sono? Prendiamo tutto. Non so dove cavolo siamo finiti, ragazzi. Le prigioni. Sì, poi siamo stati, eh. Abbiamo combattuto qua, anche se non sbaglio, no? E poi siamo stati, ragazzi, torniamo su dalle prime. Devo dire che qua sotto non c'è niente da prendere. Torniamo su e vediamo. Ok. Qua c'è la porta, si apre, no? Qua non si apre, no? Questa non si apre, no. Oh, però qua c'è qualcosa, che ovviamente non avevamo mica visto prima. Un borsellino con dentro delle monete. Un unguento, vabbè, prendiamo tutto, ragazzi, tutto quanto ci fa comodo. E ok, adesso andiamo su per di qua, torniamo su, quindi possiamo anche spegnere la luce, perché fra un po' ci sarà la luce del giorno, credo, se non è notte per sempre qua. Ok, luce del giorno, perfetto. E da che parte? Di qua. Allora, di qua siamo entrati, quindi di là dobbiamo andare. C'è ancora uno al fondo, però fatemi vedere un po'. No, io non devo andare di qua, devo andare a sinistra. Di qua non si può andare, sì. Ok, usciamo di qua. Ok, qua si va verso fuori, sì, verso c'è un accampamento qualcosa. Dai, forza, andiamolo a fondo. Sicuramente ci sarà un cartello, eccolo qua. E ragazzi, noi qua salviamo adesso. Abbiamo anche vicino, credo, un lettuccio, qualcosa, va bene. Salviamo qua. Non so dove si va di qua. Comunque, ragazzi, io vi saluto per adesso. Tuffo Mix si congeda da voi. Mi raccomando, se volete lasciare un like e un pollicione in su, fa piacere. Aiuta il video a farsi visualizzare, aiuta il canale a crescere, anche l'iscrizione. Quindi iscrivetevi se ancora non siete iscritti, ma non è obbligatorio, lo fate solo, ma tanto se volete. Io per adesso vi saluto, vi do appuntamento al prossimo episodio. Vi ricordo tutti i giorni alle 17 e Follow 2024. E basta, andiamo avanti così. Ciao a tutti ragazzi da Tuffo Mix, alla prossima. Ciao.